Cominciamo con Panizzi, posso? Certo. Beh, complimenti, un ruolo da difensore centrale interpretato con sicurezza, anche con proiezioni offensive. Conoscevi queste tue doti? No, penso che terzo o centrale comunque conta la lettura, diciamo, quindi non c'è grande differenza. Abbiamo parlato con il mister, quindi mi ha chiesto se di fare questo ruolo e lo faccio volentieri. L'avevi già fatto a Lucca, tra l'altro, questo sì, pensate sì, un tempo. La prima volta l'ho fatto a Lucca. E sulla diciamo, quella occasione nel finale su Moscardelli, dalla tribuna non è sembrato un intervento scoordinato, ma non irregolare? No, sicuramente è stata colpa mia che ho sbagliato l'invio. Poi Andre Badan è riuscito a metterci una pezza, quindi è andata bene. Penso, adesso non ho visto l'immagine, ma penso che sia stato Moscardelli a calciare lui, ha messo il piede davanti. Penso, ma non sono sicuro, quindi è andata bene. Penso che non ce lo meritavamo, penso. Una domanda a Corali. Corali, forse perché è toscano, cioè è stato un po' preso di mira oggi, diciamo, da parte del tifosi, per carità, però anche paura da parte dei pisani. Sempre, questo ha creato quella tensione con l'arbitro che sembra averla poi messa nel mirino e cercavano i difensori toscani di provocarla per fargli fare poi magari un eventuale fallo di reazione e portare un'espulsione. O mi sono sbagliato? No, vabbè, era un derby per me. Era sentito, però abbiamo fatto una buona partita e questo punto è meritato. Secondo me abbiamo fatto un buon primo tempo, abbiamo avuto delle occasioni non sfruttate, però loro hanno in 90 minuti hanno tirato due volte in porta. Un calcio di rigore e poi subito dopo hanno avuto un'altra azione che potevano far gol. Però penso che è un punto guadagnato, ma bisogna fare quel salto di qualità, perché se bisogna centrare un obiettivo molto importante, ma non è i play-out, secondo me è una squadra che deve arrivare ai play-off, deve lavorare, seguire il mister, perché ci sono ragazzi veramente forti in questa squadra. Certo che però per fare il salto di qualità oggi non era la partita adatta a livello di gioco, sia per il campo sia per il modo di giocare degli avversari. Sì, ma bisogna adattarci. Se bisogna fare il salto di qualità non possiamo trovare scuse, nel senso, se c'è da battagliare bisogna fare la battaglia. Poi il gioco verrà, perché il mister vuole giocare la palla, poi ci sono bravi ragazzi e ci sono tanti ragazzi che tecnicamente sono fortissimi, perché penso che quando c'è da battagliare bisogna battagliare, perché gli obiettivi bisogna raggiungerli. Comunque è stato anche aspro un pochino il confronto anche con Pesenti, un giocatore che ti aspettavano molto, ma che lui non si era comportato benissimo. Un avversario alto, lui o più Masucci? No, beh, ma a parte io con Max ci ho giocato insieme a Reggio, quindi lo conoscevo bene. E sapevamo comunque che loro giocavano spesso queste palle lunghe, perché lui ha un grande stacco di testa, un grande terzo tempo, quindi potevano metterci in difficoltà sulle spizzate. Noi penso che abbiamo lavorato abbastanza bene con uno che attaccava la palla e due che davano copertura, quindi no, ma loro hanno una grande squadra, penso che dai nomi, quindi Chiunque gioca sono grandi giocatori, quindi penso che abbiamo fatto una buona partita con le accortezze giuste, penso che abbiamo tenuto anche abbastanza la difesa alta come il mister ci aveva chiesto, quindi è stato un punto meritato secondo me. Ancora parli di salto di qualità, in che cosa? Complessivamente c'è qualcosa in cui bisogna lavorare ancora di più in questo salto di qualità? Siamo due o tre giocatori nuovi, bisogna ancora entrare nelle cose del mister, nel senso il mister vuole fare delle giocate, però anche questa settimana non l'abbiamo provate perché i campi non erano agibili, però come ho già detto prima, noi bisogna adattarci, gli obiettivi sono chiari, questa società è importante, noi bisogna fare quel salto di qualità che lo possiamo fare, perché come ho già detto prima ci sono dei giocatori veramente bravi.
Scusi, visto dal campo voi eravate lì, poi tra l'altro lei in avanti, il primo tempo forse manca di gol all'estate. Sì, no, se l'arbitro non era la sensazione che era di gol. No, secondo me era più il primo e il secondo, cioè, era il rigore uguale su Masucci e era uguale su De Luca. Grazie.